test per l'accesso a medicina. Anche quest'anno il rischio di irregolarità, come negli anni passati, è probabile. Quali sono quelle più frequenti che si sono registrate negli anni passati? Sì, noi come Consulcesi siamo qui proprio a supportare gli studenti. Purtroppo negli anni passati ci sono state violazioni dell'anonimato durante i test, utilizzo di dispositivi elettronici e in generale violazioni di quelle che sono le procedure delle aperture, delle gestioni proprio del test. Questi sono elementi fondamentali che vanno segnalati. Noi abbiamo aperto un canale funzionale proprio a questo, sia sui social con accesso negato, sia attraverso il nostro sito del numero chiuso. Quindi oltre ad andare su questi siti e a partecipare a queste campagne, un studente che si rende conto di queste irregolarità che cosa può fare? Ci può contattare e queste irregolarità possono essere oggetto di un ricorso presso il TAR funzionale appunto all'annullamento della prova. Ma i ragazzi che hanno fatto ricorso negli anni passati, ci sono stati dei casi che hanno vinto il ricorso? Assolutamente sì, perché se le violazioni si verificano i ricorsi si vincono e in generale comunque ci sono molte motivazioni legate alla questione dei test generali, quindi non solo legate alle singole violazioni importanti e rilevanti che determinano appunto la possibilità di ottenere risultati positivi e quindi l'accesso al numero chiuso. Noi ci stiamo muovendo attraverso i TAR e attraverso il Consiglio di Stato con le nostre cause, però va detto che non è l'unico canale, non è l'unico modo col quale ormai si deve risolvere questa soluzione, ecco perché ci siamo attivati anche a livello politico, stiamo portando avanti una serie di iniziative, speriamo di arrivare a breve anche a un'interrogazione parlamentare con lo scopo proprio di ottenere un risultato che duri nel tempo, affinché tutti gli anni non ci si trovi qui ad attendere per poter supportare gli studenti che devono avere altri pensieri in queste giornate e non quello delle irregolarità e del numero chiuso. Thank you.